Chi mi segue su Instagram già lo sa il motivo della mia assenza qui su YouTube ed è perché ho trovato lavoro. Spero adesso di aver trovato un pochino la quadra per appunto registrare video e portarvi appunto nuovi contenuti qui su YouTube, ma se non ce la farò, rimarrò comunque attiva sugli altri social, per cui link in descrizione qua sotto, trovate appunto i link agli altri social, pagina Facebook, Instagram, TikTok, eccetera. Adesso però, sigla! Durante l'estate mi sono accorta che non vi ho mai parlato del libro Botanica, Viaggio nell'universo vegetale di Stefano Mancuso. Ve ne avevo accennato del fatto che l'avevo preso praticamente un anno fa nel video degli acquisti, ma non ve ne ho mai parlato e l'ho finito da un bel po', peraltro, per cui direi che è il caso di parlarvene. Partiamo dall'autore Stefano Mancuso, che è un botanico e autorità nel campo della neurobiologia vegetale. Per quanto riguarda questo libro, si tratta di un libro di divulgazione rivolto principalmente a chi non ha alcuna conoscenza in ambito botanico, con capitoli molto brevi che introducono e danno un'infarinatura sugli aspetti più stupefacenti di questo mondo. Ma penso che anche chi come me conosce l'argomento potrà apprezzarlo, per il modo particolare di presentare il mondo vegetale, con un modo di vederlo completamente diverso da quello che è il punto di vista accademico. Le piante, infatti, da esseri inanimati diventano esseri senzienti. La lettura è molto scorrevole e piacevole, con un linguaggio davvero semplice e chiaro, ricco di curiosità e aneddoti storiografici. Penso che abbiate già capito che non posso far altro che consigliarvi questa breve lettura, che rappresenta un viaggio tra i segreti del mondo botanico, nella speranza che possiamo rispettarlo di più, facendoci tra l'altro un gran favore. Se il video vi è piaciuto, se avete scoperto questo nuovo libro e pensate di leggerlo, lasciate un like. Se l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. E se avete letto altri libri di Stefano Mancuso, fatemi sapere quale dovrebbe essere secondo voi il prossimo della lista. Non dimenticate, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. Prometto che arriveranno puntuali. Dovrei aver, appunto, come vi dicevo, trovato la quadra. Nel caso, in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che darvi appuntamento a prossima settimana, spero, o comunque al prossimo video, dicendovi, come al solito, have a nice life!